Ricomincia il campionato e si parte subito col botto. Un cordiale saluto amici sportivi e bentrovati con le nostre telecamere che quest'oggi vi racconteranno della sfida valevole per la prima giornata del campionato di prima categoria Ligure. Il big match di giornata è quello tra Camporosso e Ospedaletti, due formazioni che si conoscono benissimo. Tanti ragazzi l'anno scorso in promozione col Camporosso, quest'oggi sono tra le fila della formazione ospite e si conoscono i ragazzi in campo, che però oggi si affronteranno da avversari. Abbiamo visto, grazie all'aiuto della nostra grafica, le scelte di Mr. Carlet sulla formazione titolare quest'oggi per il suo Camporosso. Non si aspetta altro che il fischio iniziale da parte del direttore di gara. Il big match è quello col pubblico dalle grandi occasioni, tantissime persone al comunale di Camporosso pronti ad assistere a questa sfida. Primo possesso che sarà gestito proprio dalla formazione padrona di casa, che sarà anche la prima squadra a provare a rendersi pericolosa con questa combinazione in avanti. Pallone che finisce a Matteo Luci, che prova ad avanzare, calciare col destro, prova a dare un'occhiata verso la porta il numero 10 rosso-blu, che non riesce però a centrare lo specchio della stessa. E ancora il Camporosso che partito forte pochi minuti più tardi col numero 7 Travella, che prova a fare tutto da solo, entra in area di rigore, poi calcia con l'esterno verso la porta e trova un gran gol, quello che vale l'1-0. Si sblocca subito il risultato al comunale di Camporosso. Il numero 7 in maglia rosso-blu ha fatto tutto da solo e l'ha fatto benissimo. 1-0 Camporosso, esulta la tribuna del comunale. Siamo già dall'altro lato però con uno degli ex, che è Ciccio Zito, che in spaccata trafigge le mani di Frenna ed esulta così proprio sotto a quella che era la tribuna con il suo pubblico fino all'anno scorso. Esulta tutta la formazione dell'Ospedaletti per il gol che vale l'immediato pareggio, dunque tutto da rifare per il Camporosso. Abbiamo rivisto anche in questo caso il tentativo da parte del numero 9 della formazione in maglia arancione, che continua a spingere poco più tardi, qui combina in avanti, ha tanto spazio per andare, Frenna che si oppone, palla che rimane ancora in zona pericolosa, ancora Frenna col doppio miracolo a tenere in piedi i suoi. Si rimane sull'1-1, finisce così la prima frazione di gioco. Duplice fischio da parte del direttore di gara e squadre a riposo, poche emozioni in questa prima frazione di gioco. Il risultato però è 1-1, hanno già segnato un gol per parte le due squadre. Travella per il Camporosso, Ciccio Zito gol dell'ex per l'Ospedaletti. Si ritorna in campo ed è subito ancora la formazione ospite che ha una grande occasione in avanti per trovare il 2-1 con un altro ex di giornata, Alemanno, un vero e proprio miracolo da parte di Matteo Frenna. Merita il nostro rallenti l'intervento del numero 1 del Camporosso, che praticamente salva i suoi dal gol dell'1-2. Camporosso che allora prova a risvegliarsi dall'altro lato e riesce a trovare il gol del nuovo vantaggio, la firma del numero 11 Eric Cruto. Ancora una volta Travella fa quello che vuole in area di rigore, questa volta serve l'assist per l'attaccante con la maglia numero 11, che fa 2-1 e riporta il Camporosso in vantaggio. Abbiamo visto anche i primi cambi per la formazione rosso-blu, ancora Cruto che all'occasione questa volta prova a servire l'assist per il numero 7 Travella, che questa volta non ci arriva per un soffio. La grande occasione ancora per la formazione padrona di casa per trovare il gol del 3-1, è sempre il numero 7 che sgasa sulla fascia destra, questa volta mette il cross per Managò, che prova a coordinarsi ma non riesce a trovare il giusto impatto col pallone. Adesso è una bellissima gara, azioni da un lato e dall'altro, l'Ospedaletti che prova a rispondere, qui attenzione Alemanno che non viene giudicato in posizione irregolare, probabilmente perché l'ultimo tocco è stato del difensore del Camporosso, e dunque è 2-2 il punteggio. Un gol di un altro ex di giornata, Simone Alemanno, che poi esulta così per il gol che vale il nuovo pari. Siamo quasi alla fine del match con risultato fermo sul 2-2, l'Ospedaletti avrà un'occasione dal calcio di punizione che va verso la porta e che per un non nulla finisce al lato della porta di Frenna. Si resta sul punteggio di parità quando ancora il Camporosso, gli sgoccioli di questa gara, ha l'occasione per provare a riportare il risultato sul 3-2 per un soffio. Il pallone finisce al lato, occasionissima per il numero 17 in maglia rosso-blu, arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara che mette fine al match. Un bellissimo match, così come ci si aspettava, finisce 2-2 la prima giornata del campionato di prima categoria Ligure. Un saluto e appuntamento alla prossima sfida.